can look in the monitor just to make sure you have the right shot. Oh, yeah, yeah, right, you're in there. You're in there. We have Umberto. Hi, Umberto. Hi. And of course, this is me. Yeah. Tell us, where are we going? We're going to a place called Mezzano, which is quite close to here, I think. It seems quite nice. We're close to Brescia. We're close to Brescia Est, which is like east. So where that's are okay. We going, David? we're going to see a car. Which one first? The green one or? We're first gonna see a R107 280 SL metallic green. Oh. Automatic. With. With a sunroof? And no, a convertible. It's a convertible. I said it's convertible, David. That's common knowledge. That's absolutely its basis. How much? And well, starting price on the internet was 10,000 euros. And 10,000. 10,000. Over the 10,000. Over the phone, it became 8,000. Good. That's 8,000. 8,000. No, on the phone. On the phone. Oh, okay. But I don't think it's gonna go much lower than that. And it's like the last round of limbo. Following the nav, I think we've gone the wrong way through the cornfields and whatever that other stuff is. A guy. Hi. Hi. The official greetings with the merchant. Good morning. Good morning. This is his lovely car. So it's quite shiny. We like that. That's good. È il problema della top. Nel senso, o bene o male, è una cosa comune questa. Perché ci sono macchine che non lo tolgono spesso. Sì. Che è qua la top. So the car itself is quite a stylish finish. It's got a lovely green interior. It's a little bit consumed on the passenger's seat, as you can see. Have they noticed anything else? Puoi aprire un attimo. Ma questa è l'Italia, è stata? Ma anche di qua. Oh, I think they're quite minimal still. Sì, dove veniva giù l'acqua? Dove sul piantone davanti viene tutta l'acqua. Oh, here we go. Sì, sì, sì. Oh, that looks big. Sì. Oh, that's nice. So we've got a little bit of damage at the front and the bottom, but it's actually hidden when the bonnet's down, so. Ti dico, fino a qua, non gli hanno mai fatto niente, la faccia circolare fino alla fine del 2010. Let's have a look what he's doing over here. Oh, the documents. Good man. So we have some rust here and here. Completamente fuori. Cioè, anche prenderla 4.000 euro non. Oh no, that doesn't sound good. Se vedi la cosa, la capote. Oh, quella non l'hanno mai tirata. Out comes the roof. Here we go. Let's do it quite slowly. Ha tagliato lì perché è stata piegata dentro per degli anni, secondo me. A little bit of damage. So this is the hood. I kind of missed it before. I didn't notice. And there's like a cable for something. Not sure what. Let's see how it goes. Oh, he's messing around with something. Oh, and it's certainly got a 7-star. And they're away. I'm being just a little bit nosy. A few doors down from the house that we were, having a look at an orto, which is like a small garden. You know, looking at this, it just makes me feel so good. You know, this is how we should provide food for our families. Totally clean. Handmade, hand-produced food. Really, really good. Can I see? Oh, I was zoomed out. Okay. So, this is the second car.
We just arrived. First glance, it looks nice and shiny. The guy seems quite friendly as well. Let's go around the boot. Gli origini sono questi, guarda. Quelli che... Questi qui. Ma cazzo fate a fare la marcia? Infatti è proprio strano. Questo. Eh? Questo. Uno e due. Sì. Punti strani comunque. Cosa? Sì, è brutta perché è bella passante. No, ma guarda, so qui, ho detto io, guarda, quel signore, metto, credimi che non ho mai capito. Look at the interiors. C'è ancora di, c'è proprio di Luigi. Le uniche queste qua, qui. Classic. Sì, perché sai, a volte escono, lasciano sotto il sole. Looks quite nice. Quite intact. Tu l'aria condizionata l'hai usata? No, no, la verità no. No, no, sicuramente da caricare. Da quant'è che era ferma? La macchina, guarda, la macchina è stata ferma un bel po', di più di 5 anni. Però credimi, quando ho fatto un piccolo tagliando, ho cambiato i candeli, l'olio, tutte quelle robe lì, è partita subito. Batteria, via. Via la Germania. E via la Germania. Viva la Germania. Ah, viva la Germania. Ascolta, no, ma credimi, se tu adesso ti metto un moto, guarda. Ma credimi, guarda, no, guarda, le gomme erano ancora nuove, Vedi le vernici che non è rovinata, perché era sotto un garage. Dopo non ho un'altra, però si può fare, non è che... Sì, sì. Peccato che abbia perso le chiavi, mannaggia. Non aveva... So non we're opening aveva... The glove box. Forse l'ha chiuso, no? No, mi sa che era... Ecco. Oh, there we go. Can't really see what's inside, but it works, that's what counts. Sì. Beh, sicuramente c'è da cambiare, da fare questa qua. Quel pezzo lì. Ah, sì. Right. Questa qua da fare. Sì. But the profile is quite nice. Looking at it, it's... Sì, il lato destro è un po' più brutto, perché... E questo qui? Yes, no. C'è capito, la macchina è so. Passi 2 anni. Posso guidare? Sì, aspetta che... Ok, here we go, we're getting ready for the second test run of the day. Oh, Umberto is in the back as well. Oh, that's a good sound. Umberto enjoying himself. Dal 2011-2000, Euro 3. Something's happening. Oh, so we like first going to left, going to the right. Savvy. Yeah, Umberto. Yeah. We are in all the final. Yeah, we are in Italy. Near Brescia. Okay. Just finished the joyride. We're having a look at the engine. Opening up the radiator. Ah, here we go. Oh, the water seems quite dirty. But maybe that doesn't make any difference. Ma questa, questa qua è ancora pompa pedale, eh? Sì, no way, sì, sì. Bravo. Sì, sì, pompa pedale. Però questa qua viene agganciata, mi sembra di là. No, no, è giusto che sia giusto... vicino alla batteria. Allora qua, giusto qua. È giusto qua, vero? È giusto vicino alla batteria. Vicino alla batteria, c'è no? La... Visto? Sì, sì, c'è il coso. Sì, sì, è vero, vero. È giusto così. Sì, sì, anche tutta la cromatura, sì, guarda, scusa. Tutta la cromatura. Cioè, è proprio ancora perfetta. Sì, non... Quello è bello. Sì. Quello sicuramente è una cosa positiva. La macchina non è sfruttata, non è proprio... Sì, quello sì. Il bello, sai cosa ti ha detto? Che è rimasta sul dentro il garage. It's been in the garage for the past like 5 years, and it's been quite well kept. So for that, I think we're quite happy and pleased, because the car itself to look at is quite nice. I thought I'll just add that this is nothing
to do with the car. It has absolutely nothing to do with the car, and I don't know why it's there. It's not the original, but it's there. And also, one last thing to mention, the star is more of a circle. But it's okay, I think they're quite easy to find. Okay, so, over and out. It's been fun.